Partiamo da una puntualizzazione perché le parole sono anche importanti. Non è un movimento, è un partito. Ed è un partito proprio perché forse anche per la mia formazione personale. La mia formazione personale mi porta ad essere estremamente legata alla Costituzione italiana. Ne ho ne sono una grande estimatrice. Nella Costituzione italiana la democrazia si esercita attraverso formazioni politiche, che sono i partiti. Nell'impianto costituzionale, ma anche nelle relazioni che hanno preceduto l'Assemblea Costituente, la formazione della Costituzione, si parla dei corpi intermedi che sono appunto i partiti e i sindacati, attraverso i quali si deve necessariamente esercitare la democrazia. I movimenti sono delle formazioni che in realtà non rispondono agli stessi criteri dei partiti e che possono essere aggregazioni con una loro validità per l'esercizio di alcune forme di democrazia, però piuttosto temporanee e destinate il più delle volte, almeno per come ci rappresenta la storia, destinate anche a sciogliersi. Il partito invece ha una connotazione diversa perché il partito si struttura in maniera più organizzata, anche gerarchicamente più forte, e che nell'esercizio della democrazia credo che sia, almeno per la nostra Costituzione, sia più funzionale alla rappresentanza di quanto non possa esserlo invece il movimento, che è una formazione sicuramente più fluida e che quindi potrebbe creare delle problematiche di rappresentanza, sia interne che nei confronti delle istituzioni esterne. Quindi noi abbiamo precisamente dato alla nostra idea una connotazione che la Costituzione già ci riconosceva, che era quella di un partito. E siamo passati attraverso un atto costitutivo e uno statuto, così come prevede la norma. E anche in questo abbiamo voluto essere rigidamente formali perché, per quanto la norma non lo richiedesse, abbiamo registrato l'atto costitutivo e abbiamo registrato lo statuto. Forse in questo ci potrebbe essere, almeno posso anche valutare che possa esserci una mia deformazione professionale, essendo avvocato, diciamo che queste formalità per me significano anche sostanza. Per cui siamo passati attraverso questi passaggi. Democrazia Atea, nel momento in cui è nata, aveva a mente l'esistenza di altre associazioni che si occupavano di laicità. Ma Democrazia Atea passava attraverso un altro tipo di valutazione. Essendo un partito che doveva rifarsi alla Costituzione e alla Convenzione internazionale dei diritti umani, non poteva occuparsi di ateismo. Democrazia Atea si doveva occupare di libertà di credere e di non credere, doveva fare riferimento all'articolo 9 della Convenzione dei diritti umani, in cui questa libertà è sancita. Non ci si può occupare di ateismo, come in un partito politico non ci si può occupare di cristianesimo o forse sarebbe più corretto dire di cattolicesimo, come non ci si può occupare di Islam, come non si può permettere che concezioni religiose entrino nelle dinamiche istituzionali, e mi riferisco alla Sharia, non si può permettere al cattolicesimo di entrare nelle dinamiche costituzionali. Ma non si può permettere che entri anche l'ateismo nelle dinamiche istituzionali. Per cui la condizione personale del pensiero, per quanto condivisa, perché anch'io sono stata social worker, per quanto la condizione personale del pensiero mi possa ricondurre personalmente ad una formazione atea, capisco esattamente la differenza che c'è tra la mia libertà di non credere e la libertà di altri di credere. E credo che una formazione politica debba superare questo passaggio e debba consentire nella sua azione che a tutti sia reso possibile credere o non credere, prescindendo dalla propria condizione personale, che vi ripeto, la mia è noto a tutti, è una condizione di atea. La formazione politica ha un'altra finalità rispetto a quella dell'associazione. Perché se nell'associazione è auspicabile che si faccia il proselitismo rispetto alle proprie idee, un partito politico deve muoversi attraverso una condivisione e una presa d'atto di obiettivi comuni che devono prescindere
da alcune forme ideologiche. Noi volevamo anche costituire con Democrazia Atea un altro passaggio, che era quello di svincolarci dalle ideologie correnti e arrivare ad una formazione politica che avesse una base di identità programmatica, non ideologica. Per dirla in termini molto più semplici, io personalmente ho una formazione socialista, ma all'interno di questo partito ci sono persone che hanno una formazione comunista, una formazione liberal socialista, ci sono persone che hanno una formazione marxista-leninista, qualcuno trotskista, ma sono formazioni ideologiche che appartengono ad una condizione personale. Nel momento in cui si entra in Democrazia Atea, non si chiede una identità ideologica. In Democrazia Atea si chiede una condivisione programmatica.